Grazie Presidente, ma intanto credo che questo dibattito è un po' uscito dal tema più in senso stretto del diritto allo studio, ma ha toccato anche altri aspetti interessanti, vale a dire il metodo con cui si portano avanti le riforme. Lo ha ricordato già il collega Marconi, io credo che il metodo che sta utilizzando questa giunta, che oggi l'assessore ha ben illustrato, sia il metodo giusto, perché vedete, le riforme sono un processo complesso che mira a ottenere un risultato, cioè quello di rendere i nostri strumenti istituzionali, normativi, sempre più vicini alle attuali esigenze della popolazione. E quando si cambia un impianto normativo o organizzativo, è chiaro che ci sono delle resistenze. In ogni riforma ci sono delle resistenze. E qui si distingue sul piano politico chi le riforme le vuole, chi ha un'impronta riformista, e i conservatori. Chi sono i conservatori? I conservatori sono coloro che pensano che vada bene la situazione attuale, vada bene lo status quo. In molti aspetti che riguardano le politiche regionali noi abbiamo bisogno di riforme, perché intanto il mondo cambia, cambia la realtà. Io di professione insegno all'università e so che le università in questi anni, in questi decenni, sono cambiate profondamente, perché anche il tema del sapere si globalizza e oggi le università competono su scala globale, e l'apertura e la globalizzazione dal punto di vista dei saperi può portare grande giovamento anche alla nostra comunità, perché possono arrivare studenti stranieri, perché possono arrivare professori stranieri, perché i nostri studenti e professori vanno all'estero, e io sono contrario alla retorica dei cervelli in fuga. L'Italia deve poter mandare all'estero i meritevoli, ma deve anche saper accogliere. È sempre stato così, in tutti i paesi aperti e competitivi i migliori possono anche andare fuori, ma bisogna essere attrattivi. Allora, questo per dire che oggi le università marchigiane necessariamente, io credo, hanno bisogno di una riforma, hanno bisogno di interloquire con le istituzioni, con la politica. In questo senso si è iscritta la riforma del tema del diritto allo studio e quindi dell'ente regionale che si occupa di questo tema. È una riforma che da molti anni la Regione Marche sta faticosamente provando a portare avanti e che, proprio per le ragioni illustrate con grande chiarezza dall'assessore, hanno incontrato delle difficoltà, delle resistenze, anche dei punti di vista diversi tra gli Atenei e tra i vari portatori di interessi degli Atenei: il corpo docente, gli studenti, i comuni. E allora qual è l'alternativa? Non fare niente? Io credo di no. Io credo che l'alternativa giusta sia indicare alcune possibili soluzioni, ascoltare tutti i portatori di interessi, come con grande capacità e con grande pazienza l'assessore ha fatto in questi mesi, e poi alla fine decidere. E quindi oggi siamo, io credo, alla vigilia probabilmente di una decisione. È meglio prenderci qualche mese di più, ma fare una decisione giusta, utile al sistema e migliorativa di un sistema. Dopodiché non è vero che le università non gestiscono servizi, già le università gestiscono servizi, e non solamente gestiscono alcuni servizi persino per l'orientamento, fanno la gestione dell'orientamento, si occupano di moltissimi servizi. Le due scelte che sono indicate dalla Giunta, a mio parere, sono entrambe molto interessanti, ovviamente prefigurano, mettono al centro
due valori diversi. Da un lato il tema della regionalizzazione. Io personalmente sono favorevole all'ERS unico e dico questo perché l'ERS unico consente ad esempio un valore importante che è quello dell'equità. Gli studenti marchigiani, dal mio punto di vista, devono avere gli stessi diritti. Prima che essere studenti all'università di Urbino, di Ancona, di Camerino, di Macerata, sono studenti che si trovano nella regione Marche e dal mio punto di vista è importante fare sì che uno studente che sta a Camerino o a Ancona paghi ad esempio le stesse cifre per la mensa universitaria. Non a caso mi pare che per esempio gli studenti siano favorevoli a questa scelta. Dall'altro lato c'è una scelta altrettanto interessante che non pone al centro il tema della regionalizzazione, ma pone il tema del decentramento, perché si chiama ad una corresponsabilizzazione l'università e quindi, come dire, sono scelte diverse, ma entrambe con alcuni aspetti positivi. Siamo chiamati ad una scelta. Io credo che rimanere nella situazione attuale, quindi di una situazione regionale, ma che ha prodotto iniquità, perché spesso qui si parla di virtuosità, ma bisognerebbe capire da dove deriva questa virtuosità. Vogliamo forse dirci che in questi decenni ci sono state alcune università che hanno avuto la possibilità di gestire maggiori servizi perché hanno avuto maggiori risorse? Questa è la verità. Allora, la virtuosità spesso è stata un effetto di una iniquità. Ecco, io credo che oggi noi dovremmo invece pensare al sistema regionale delle università marchigiane, o assumendoci, come è stato fatto in alcune regioni, mi pare nella regione Toscana, che pure ha una complessità universitaria forse superiore persino a quella delle Marche, perché ha alcune università anche più antiche e ne ha di più delle nostre, e dove c'è un accentramento fondamentalmente ed un ruolo del sistema dell'azienda regionale per il diritto allo studio della Toscana. Oppure invece, come si fa in altre realtà, dove c'è un decentramento e quindi si privilegiano altri aspetti. Entrambe soluzioni interessanti, entrambe soluzioni positive. La situazione attuale, in questo contesto, credo che non sia più attuabile. Bene fa la Giunta a portare avanti questa riforma.